Piazza Garibaldi non è solo pizza, chitarra, pulcinella e mandolino, ma è record mondiale della sfogliata. Siamo qui a Cuori di Sfogliata, la famosissima pasticceria Ferrieri, dove fra poco ci sarà il World Record Guinness dei primati mondiali della sfogliata, una sfogliata mai fatta, mai vista al mondo. Stiamo parlando di 90 kg di sfogliata. Seguite il servizio. Siamo, ecco, finalmente in compagnia del patron di questa straordinaria manifestazione, straordinaria e unica, perché stiamo parlando di qualcosa di veramente speciale. Antonio Ferrieri, Antonio, raccontaci che cosa ci sta nel forno. Allora, nel forno c'è una sfogliatella, noi avevamo previsto 75 kg, invece alla fine abbiamo scoperto, pure con nostra sorpresa, che è 92 kg e non 75 kg. Va detto che oltre a una madrina di eccezione che è Roberta Capua, sono presenti i giudici del World Guinness Record che dovranno poi valutare e verificare tutte le cose che vi stiamo dicendo. Quindi sarà un record mondiale. Sì, diciamo che il peso e misura già è stato preso. Chiaramente sarà ancora verificata la misura dopo l'uscita dal forno. Se eventualmente, ma abitualmente le sfogliatelle dentro al forno aumentano e non diminuiscono di misure. Quindi noi concludiamo questa breve ma importante intervista ricordando a tutti quanti che il giorno 28 noi saremo in diretta su TLA, dove ospite d'onore sarà proprio il dottor Antonio Ferrieri, e avremo un taglio proprio di questo servizio odierno e continueremo ad approfondire insieme a maestri pasticceri e al presidente dell'Ordine dei Pasticceri Nazionali. Sì, un bel primato anche questo, che valorizza, diciamo, nell'ambito della nostra enogastronomia favolosa, appunto la nostra pasticceria, che tra l'altro è una pasticceria del tutto originale, come è la sfogliatella, che è un simbolo veramente internazionale di Napoli. Quindi è la bontà, quindi è il piacere, è tutto questo che si può trovare venendo a Napoli. Oh, ma questa me la devo mangiare! Ma devo mangiare, ma magna. A me sta facendo venire l'acquolina in bocca. Sì, non potevo mancare a questo grosso evento di Antonio. Con Antonio oramai sono 3-4 anni che stiamo collaborando insieme con l'associazione pasticceri, e ad Antonio è una cara persona. Questo evento ci gratifica perché la sfogliatella è fiore all'occhiello veramente della nostra Napoli. I Natali non si dimenticano, perché la pasticceria artigianale napoletana tradizionale non si deve mai dimenticare. Eh beh, direi di sì, questa è la città dove 24 ore su 24 accade sempre qualcosa di sensazionale, positivamente o negativamente. Tanto Napoli è bella per questo mix di bianco contaminato, stavo dicendo bianco nero, momo vattene, volevo dire, cioè, nel senso che siamo quello e quello, ed è questa che rende meraviglioso. La sfogliatella dei record si aggiunge a tantissime altre iniziative clamorose che portano tantissima promozione alla città. Queste immagini di oggi faranno il giro del mondo, il giro d'Europa, ci vedranno dall'America, dall'Australia, si domanderanno molti: ma che è sta sfogliatella? What is the sfogliatella? Sfogliatella is something really good. Esatto, e capiranno che devono venire a Napoli per mangiare la vera sfogliatella. La facciamo solo noi. Parte del Guinness World Record con 0,82 metri quadrati. Finalmente
siamo arrivati alla fase finale, qual è il responso? Promosso o bocciato? No, promosso a pieni voti, e la signora Clelia Carruba entra a far parte del Guinness World Record con la sfogliatella più grande del mondo, che misura 0,82 metri quadrati, e batte il precedente record che era di 0,75 metri quadrati, e tutto secondo regolamento, stato pienamente rispettato dalla preparazione alla ricetta tradizionale, alle giuste proporzioni sia delle dimensioni che appunto degli ingredienti. E quindi ora, come da regolamento, viene distribuita in forma gratuita a tutti i partecipanti. Roberta Capua, madrina d'eccezione in un evento straordinario e quindi altrettanto eccezionale, Roberta. Beh, un Guinness dei primati, è la prima volta e poi sono felicissima, un Guinness dei primati tutto napoletano, cibo che io amo, una sfogliatella bellissima, buonissima, grandissima, che adesso tutti i napoletani stanno assaggiando, insomma è il massimo dei massimi. Oggi, proprio qui a Napoli, con cuore di sfogliatella. Una sfogliatella fatta d'arte che tu stai mangiando, buonissima, del nostro cugino fratello Antonio Ferrieri, che è un grande. Allora, c'è anche Salvatore, che è un grande. Salvatore, vieni. Insomma, quest'idea della sfogliatella super grande, poi con una guest eccezione. Da cosa nasce? Nasce per dare sempre qualcosa di più a questa città, per dare delle innovative diverse a tutto quello che può essere la città di Napoli con i nostri prodotti, da esportarli in tutto il mondo. Allora, voi avrete capito che noi siamo con il grandissimo amico nostro, collega, fraterno amico Alfredo Mariani, siamo con Salvatore Ferrieri, che è il fratello di Antonio, che è il patron di questa meravigliosa manifestazione. Con noi c'è anche un collega di Antonio, Rino Cinquegrana, che è un barco. Salve a tutti, auguri a questo grande evento. E su queste bellissime parole noi. Che fanno benissimo alla nostra città. Su queste bellissime parole noi chiudiamo il collegamento da Piazza Garibaldi per Sinapsi News e Napoli News Magazine. Sergio Angrisano, Rino Cinquegrana, Alfredo Mariani, Salvatore Ferrieri.